Il paradiso delle signore, Attili, Agnese torna presto. Il paradiso delle signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. La stagione in essere della soap opera non è iniziata sotto i migliori auspici per Agnese Amato, Antonella Attili. Con la sarta che ha dovuto fare i conti con diversi grattacapi. In primis, l'esperta sarta ha dovuto prendere atto che al timone dell'atelier, anziché il commendatore Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, c'era la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina. Quest'ultima ha iniziato a trattare talmente male la signora Amato da farle decidere di licenziarsi dalla boutique. Salvo poi tornare sui propri passi dopo essere stata convinta da Vittorio Conti, Alessandro Tersigni. In secondo luogo, però, Agnese ha dovuto fare i conti con una notizia poco piacevole proveniente da Londra. Sua figlia Tina, Neva Leoni, l'aveva contattata per dirle di stare vivendo una gravidanza complicata. In quanto mamma, la sarta aveva quindi deciso di raggiungere la figlia in Gran Bretagna per sostenerla in questo momento delicato. Nel corso di una recente intervista, l'attrice Attili ha fatto presente come il personaggio di Agnese tornerà presto a Milano. La mancanza della mamma di Salvatore, Emanuele Caserio, dal paradiso delle signore si sta facendo sentire non poco e a pagarne maggiormente le conseguenze pare sia Maria Puglisi, Chiara Russo, la quale sta subendo continue vessazioni da Flora Gentile Ravasi, Lucrezia Massari. Oltre al lavoro ci sono anche gli affetti, e sicuramente Agnese manca più di tutti al compagno Armando ma anche al figlio Salvatore. Con quest'ultimo che nelle prime settimane non aveva preso benissimo l'assenza della madre dalla città meneguina. Nel corso di una recente storia su Instagram Antonella Attili ha voluto rincuorare i telespettatori dell'amato sceneggiato della prima rete Rai. Asserendo un rinfrancante, Agnese tornerà presto. Che la sarta torni a Milano continua o, addirittura, anche con un nipotino lo scopriremo soltanto nelle prossime puntate della Fiction Daily. Ma intanto i fan possono godersi il rientro della donna nella boutique. Per quanto riguarda il rapporto tra la signora Amato e il capo magazziniere, inoltre, l'attore Pietro Genuardi che interpreta Armando ha aggiunto, Agnese spiazzerà Armando. Probabilmente, anche se non vi sono spoiler ufficiali a riguardo, Ferraris potrebbe rimanere sorpreso da un nuovo look o un fresco modo di pensare della compagna. Pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind ajungă la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tarde printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu s-a atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să...